E la vita, e la vita è bella, e quando la Roma ne fa due al Cluj, e noi siamo già passati, l'allero. Mamma mia ragazzi, Roma che vince 2-0 contro il Cluj, giocando un primo tempo, secondo, a mio avviso, che non mi è piaciuto, secondo, un primo tempo che non mi è piaciuto, ragazzi, primo tempo che non mi è piaciuto, diciamo che la Roma ha avuto due occasioni, una con Brunetto Perez che poteva andare in gol, ma purtroppo ha sbagliato, però il primo tempo, non, ragazzi, tutto sommato c'è da dire ben poco, perché a parte due occasioni avute dalla Roma, ha fatto ben poco anche il Cluj, quindi il primo tempo non mi è piaciuto. Poi il secondo tempo, ragazzi, a chicchi da Roma. Secondo tempo siamo entrati in campo con un altro appiglio. Ho visto una squadra molto più grintosa, una squadra che aveva voglia di portare a casa questa vittoria, per dare già la matematica qualificazione, perché la matematica qualificazione ce l'abbiamo, ma adesso dobbiamo vedere se primo o secondi, perché pure che le perdiamo tutte e due, arriviamo a pari punti se non sbaglio con Cluj, noi abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno, siamo con gli sconti diretti a favore, quindi ya mettiamo al culo. Per il resto comunque ragazzi c'è da dire che la Roma nel secondo tempo ha spinto molto, ha avuto molte occasioni, poteva stare pure sul 3-4-0, c'è stato il gol sul calcio d'angolo arrivato dal colpo di testa di Veretout, che non so se ha dato gol a Veretout o se ha dato autogol, e poi nel secondo tempo, comunque sempre nel secondo tempo c'è stato il gol di Veretout sul calcio di rigore, giusto comunque il fallo, l'uscita del portiere comunque sul giocatore della Roma, e lì comunque c'è stato il calcio di rigore tirato da Veretout e segnato da Veretout ragazzi. Per il resto comunque c'è stata anche un'altra occasione dove il giocatore Calafiori ha fornito un assist per Brunetto Perez, che Brunetto Perez ha giocato, fa doppietta, ma no. Brunetto dice no, Brunetto dice no. E quindi ragazzi non abbiamo segnato, purtroppo ragazzi, dico purtroppo perché potevamo portare a casa un bel 4-0 tondo tondo, ma purtroppo no. Ci accontentiamo di questo 2-0 che comunque fa morale, ragazzi, buona, la squadra c'è, è rientrato anche Dzeko, sono contento, è entrato Milanese che comunque giochi chiedo bene. C'è una squadra che comunque gioca molto bene, gioca a calcio, il secondo tempo comunque abbiamo fatto molto e devo dire comunque che è una squadra che partita dopo partita sta crescendo moltissimo e devo dire ragazzi questa Roma è forte, chi sottovaluta la Roma veramente ragazzi io la prova del 9 l'aspetto col Napoli e col Sassuolo perché lì voglio vedere di che pasta siamo fatti, ma se anche lì riusciamo a portare qualcosa di positivo state attenti che ha detto a Roma, che ha detto a Roma ottava, nona, raga, Aichi, che senza Dzeko, senza Smalling, senza Pellegrini, abbiamo vinto, dici sì, abbiamo vinto col Parma, abbiamo vinto col Cluj, intanto il Cluj rispetto all'andata ha tenuto bene, con un campo che non si vedeva un cazzo con tutta quella nebbia, ha mantenuto bene comunque il pallino del gioco, ragazzi, Aichi, quindi c'è da dire che abbiamo meritato di portare a casa questi 3 punti. Questi 3 punti adesso siamo primi in classifica. Quindi, che dire, raga? Io più di questo non posso di nulla. Contento per il ritorno di Edin Dzeko finalmente, ragazzi, che ci mancava. Borja Mayoral ha giocato bene anche, ragazzi, il nostro Calafiori, che comunque possiamo contare anche su di lui in queste partite qui di Europa League. E niente, detto questo, bello l'assist di Spinazzola. Spinazzola comunque che gioca bene. E per adesso, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacione. E niente, sempre, forza Roma.